Dopo l'autopsia e il trasferimento a Castelvetrano della salma di Matteo Messina Denaro, il vice capo della polizia Rizzi, finita l'era stragista, ma la mafia è ancora più insidiosa. Folla commossa a Casal Bordino per l'ultimo saluto a Giulio Romano, il 56enne operaio morto nella deflagrazione della Sabino Esplodenti. IT Alert in Abruzzo, sperimentazione riuscita, il direttore della Protezione Civile spiega l'utilità dello strumento. Regione Molise via libera alla correzione dei bilanci 2021, SOS partecipate, molte hanno i conti in rosso. Pizzone 2, Abruzzo e Molise uniti nella lotta, Enel incontra l'amministrazione di Castel San Vincenzo. Migliaia di fedeli a Isernia per le celebrazioni dei santi medici Cosma e Damiano. E infine allo sport, il calcio di Serie D, due punti persi per il Campobasso dopo il 2-2 di Ascoli, partita la prevendita per il big match contro l'Aquila di domenica. Buonasera, edizione serale del nostro telegiornale, tante notizie, lo avete sentito dai titoli. In apertura c'è Matteo Messina Denaro perché si è svolta questo pomeriggio l'autopsia sul corpo del boss della mafia e di Matteo Messina Denaro. Ha parlato questa mattina a Pescara il vice capo della polizia Vittorio Rizzi, fine dell'era stragista, ha detto ai nostri microfoni, ma la mafia è ancora più insidiosa. Sentiamo tutto da Valentina Ciarlante. Matteo Messina Denaro rappresenta l'ala stragista della Cosa Nostra e con la sua morte ovviamente rimarranno da chiarire molte cose e questo spetta agli organi inquirenti e alla magistratura. L'era stragista è finita con la morte di Matteo Messina Denaro, ma la mafia si è evoluta in Italia e all'estero ed è ancora più pericolosa. Parole di Vittorio Rizzi, il vice capo della polizia, è stato ospite a Pescara del convegno organizzato dal questore Luigi Liguori, a cui hanno preso parte il procuratore della Repubblica Giuseppe Bellelli e il professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università dell'Aquila Fabrizio Politi. I rappresentanti istituzionali e delle forze dell'ordine hanno partecipato attivamente, ma nella sala consigliare del comune di Pescara c'erano anche studenti e gli allievi della scuola di polizia. Una fotografia in questa giornata sulla modalità delle indagini di oggi, più penetranti grazie alla tecnologia, e sulle attività di prevenzione oltre che sui numeri dei reati. Sono aumentati quelli in capo ai minori e il problema delle periferie riguarda anche città come Pescara. Oltre ai nuovi strumenti che il governo sta mettendo in campo c'è l'attività di controllo del territorio che soprattutto nelle periferie, nelle grandi aree urbane, è la chiave di volta per poter intervenire efficacemente. Prevenzione, la parola d'ordine utilizzata dal vice capo della Polizia di Stato, il prefetto di Pescara Di Vincenzo ha parlato della grande professionalità delle forze dell'ordine e di quanto questa sia fondamentale per coniugare l'attività investigativa appunto all'attività preventiva. Il procuratore capo Bellelli invece si è soffermato sui reati d'odio, particolarmente in crescita purtroppo in questo periodo. L'Italia è invidiata nell'Unione Europea per gli strumenti di prevenzione che l'ordinamento giuridico italiano mette a disposizione delle forze di polizia e dei prefetti. Noi abbiamo non solo un codice antimafia che ci consente di applicare misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, ma abbiamo lo strumento delle interdittive antimafia del prefetto. È un arsenale di norme che nessun paese ha. Come avete sentito in apertura di telegiornale, è terminata intorno alle 18 l'autopsia sul corpo di Matteo Messina Denaro, il super boss di Cosa Nostra, morto ieri all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. L'esame è stato svolto dal medico legale Cristian D'Onofrio su incarico della procura, poi il trasferimento del corpo a Castelvetrano, il paese di origine del boss 62enne arrestato lo scorso 16 gennaio a Palermo mentre si recava in clinica per una seduta di chemioterapia per curare il tumore al colon. Il questore di Trapani ha vietato il funerale pubblico per Denaro, le esequie dunque si svolgeranno in forma privata nel Camposanto di Castelvetrano domani mattina.
Ed una folla silenziosa e commossa ha partecipato questo pomeriggio a Casal Bordino, nella Basilica della Madonna dei Miracoli, ai funerali di Giulio Romano, 56 anni, uno dei tre operai morti nella deflagrazione della Sabino esplodente. Assieme a lui hanno perso la vita il collega molisano Gianluca De Santis e Ferdinando Dinella, dipendente di Lanciano. Oggi a Casal Bordino è stato osservato il lutto cittadino, come voluto dal sindaco Filippo Marinucci, in segno di cordoglio a nome di tutta la comunità sconvolta e sgomenta per quanto avvenuto nella fabbrica che si trova nella cittadina abruzzese, il secondo tragico episodio dopo quello avvenuto nel 2020. Il corpo di Giulio Romano, oltre che all'autopsia, era stato sottoposto all'esame del DNA, in quanto sono stati riscontrati problemi per la sua identificazione. Le immagini che vedete sono del portale Vasto Web. Ed ora parliamo di mafia dei Pascoli, perché è scattata all'alba l'operazione Transumanza della Guardia di Finanza di Pescara, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della Procura dell'Aquila. Milioni di finanziamenti europei intascati per Pascoli Fantasma e 25 arresti. Stefania Potente. 5 milioni di finanziamenti europei intascati illecitamente per Pascoli Fantasma, somme sequestrate a 24 imprese agricole, perquisizioni e sequestri preventivi eseguiti, anche grazie ai mezzi aerei del reparto operativo aeronavale di Pescara, in tutta Italia, Abruzzo compreso, dove fra l'altro nei mesi scorsi erano scattate interdittive antimafia emesse nei confronti di alcune aziende agricole della prefettura dell'Aquila. 25 le persone arrestate nell'operazione Transumanza, su un totale di 38 persone coinvolte e accusate a vario titolo di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ricettazione, truffa aggravata ai danni dello Stato e per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il maxi blitz è scattato all'alba di questa mattina e ha visto impegnati la Guardia di Finanza di Pescara nell'inchiesta diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura dell'Aquila. Secondo gli investigatori, le nuove imprese agricole fittizie sarebbero state in combutta con società cooperative agricole o associazioni temporanee di imprese, costituite per fare incetta di migliaia di ettari di terreni, la cui concessione ad uso civico veniva messa a bando dai comuni. Non è escluso che in questo giro di affari sia coinvolta la mafia foggiana, visto il coinvolgimento di affiliati alle organizzazioni criminali del Gargano, né che l'operazione Transumanza abbia qualche risvolto anche in Molise. All'attenzione della Procura di Isernia ci sono diversi esposti presentati dagli allevatori di Montenero Valcocchiara e Cerro al Volturno. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di politica. Il centro-sinistra può vincere, così Luciano D'Amico, candidato presidente dei progressisti in Abruzzo, lancia la sfida a Marco Marsilio. L'ex rettore dell'Università di Teramo ha partecipato a Pescara all'Assemblea di Italia Viva. C'eravamo anche noi. Per iniziare a scrivere una nuova pagina nella storia della nostra regione, una pagina che parli di sviluppo, che parli di crescita, che parli di diritti, che parli di una sanità per i cittadini, che parli di tanti argomenti che gli abruzzesi stanno aspettando da tempo. Prima uscita ufficiale ed idee subito chiare per Luciano D'Amico. Il candidato presidente della coalizione Abruzzo Insieme ha partecipato a Pescara all'Assemblea di Italia Viva. D'Amico crede nella necessità di dare all'Abruzzo una nuova prospettiva di sviluppo. Una prospettiva di osservazione diversa e naturalmente di una modalità di risolvere i problemi nuova, perché sono nuove le sfide che questa regione si trova ad affrontare, e io credo che proprio l'ampiezza di questa coalizione consentirà di vincere questa sfida. Senta, cosa l'ha spinta ad accettare? Perché ha accettato questa sfida che sulla carta è una sfida complicata, difficile da vincere? Ma proprio perché è difficile l'accettiamo le sfide, per citare Kennedy. Io direi, ho sempre detto che persone che hanno avuto come me la fortuna di ricevere tanto da questa regione, dalle istituzioni pubbliche di questa regione, a un certo punto devono iniziare a restituire quello che hanno avuto. E per restituire ognuno deve dare il meglio di sé. Io spero di poter dare il meglio, anzi darò certamente tutto ciò che posso,
e spero che questo possa essere utile per la nostra comunità. Italia Viva affila le armi in vista delle prossime regionali. Il partito di Matteo Renzi scommette sul professore D'Amico e su una coalizione eterogenea ma che persegue lo stesso obiettivo: dare agli abruzzesi una alternativa concreta al governo Marsiglio. Marsiglio pensava di stare nella pubblicità "ti piace vincere facile", dove c'era solo una squadra che scendeva e l'altro che prendeva i gol. In realtà non è così. Oggi l'Abruzzo ha un'alternativa, ce l'ha di livello con il professor Luciano D'Amico e con una coalizione sì eterogenea ma unito per un patto per l'Abruzzo. Cioè, qui succede che i partiti mettono da parte le vicende politiche, partitiche, le divisioni nazionali e si mettono insieme per l'Abruzzo. E non solo, con un apporto importante del mondo civico. Il risultato è che ciò che non c'era fino a qualche mese fa oggi c'è, cioè l'occasione che hanno gli Abruzzi di cambiare. All'incontro erano presenti il capogruppo al Senato del partito Enrico Borghi ed il vice segretario nazionale di Più Europa Pier Camillo Falasca. Il lavoro che gli amici e le amiche di Italia Viva stanno conducendo in questo territorio è un lavoro molto prezioso per dare spazio a questa soggettività, a questo bisogno di rappresentanza e per dare una prospettiva diversa a questa regione. Sempre la politica, ma andiamo in Molise, a Campobasso, mentre la Giunta ha approvato il rendiconto 2022, ultimo atto prima di poter varare il previsionale per l'anno in corso. Dal Consiglio regionale del Molise è arrivato il via libera a maggioranza alla correzione dei documenti finanziari precedenti. Ancora complessa la situazione delle partecipate, molte hanno i conti in rosso. Rita Jacobucci. Si è aperto con un minuto di silenzio in onore del Presidente Emerito della Repubblica Napolitano la seduta del Consiglio regionale, che subito dopo ha chiuso le operazioni legate al voto del 25 e 26 giugno con la convalida degli eletti. Spazio poi alla presa d'atto della relazione dell'ex garante dei diritti della persona e alla correzione dei documenti di bilancio del 2021. Insieme all'approvazione da parte della Giunta del rendiconto 2022, ulteriori passi in avanti verso il varo del previsionale 2023. Abbiamo migliorato solamente il deficit di 10 milioni di euro invece che di 19, verranno poste atti conseguenziali sul bilancio 2023 proprio per cercare di recuperare questo deficit che si è generato anche nel 2022, anche se in assoluto non c'è stato un deficit, perché abbiamo migliorato i conti di 10 milioni di euro, che sono cosa di non poco conto, anche in relazione al fatto che davvero credo che tutte quelle partite che andavano pagate, innanzitutto il contratto con RFI che andava onorato e negli anni precedenti non era stato onorato, non rappresenteranno un debito fuori bilancio, per cui sono fiducioso. Nessun dubbio per l'assessore Cefaratti, serve l'intervento del governo nazionale. Abbiamo annunciato che sarà richiesto anche un piccolo sacrificio ai cittadini molisani, ma di questo sacrificio potrebbe valerne la pena, soprattutto se da Roma arriveranno risorse importanti per permetterci, come ho detto in qualche altra intervista, non più di galleggiare ma di emergere. Dal bilancio consolidato 2021 è emersa, inoltre dalla relazione della consigliera Passarelli integrata dall'approfondimento dell'assessore, una situazione relativa alle società partecipate 22 ancora molto complessa. Innanzitutto molte di queste sono, appunto, come è già stato evidenziato in consiglio, in rosso, il loro bilancio poi ricade sul bilancio regionale. Alcuni di questi invece sono in fase di liquidazione, quindi bisogna necessariamente arrivare al termine di chiuderle. Altre vanno accorpate per creare un'unica struttura che possa essere funzionale anche in termini di dipendenti. E torniamo ad occuparci dell'ospedale di Teramo. Volano gli stracci tra il Partito Democratico e il governatore Marsiglio questa mattina. Conferenza stampa di Mariani, Pepe e D'Alberto e bordate al governatore. Per noi c'era Chiara Bonatti. Questa mattina i consiglieri regionali Mariani, capogruppo di Abruzzo in Comune, Pepe del Partito Democratico, insieme al sindaco D'Alberto, hanno risposto alle accuse indirizzate all'amministrazione comunale lanciate dal presidente Marsiglio sul nuovo ospedale. Oggi sono state sottolineate in particolare la mancanza di fondi, ma anche la possibilità che la giunta regionale stia perdendo tempo per spostare i fondi su altre province. Non rimane difficile capire e comprendere
che il presidente Marsiglio ha scatenato la discussione in maniera violenta a ridosso delle elezioni. Ha avuto 4 anni e mezzo, non ha parlato, non ha detto nulla, non si è occupato delle difficoltà che abbiamo come sanità della mano. E oggi ci viene a dire che l'ospedale non si può costruire perché il sindaco di Teramo non decide dove farlo. Beh, francamente è veramente troppo. Ci dica appunto come intende costruire l'ospedale, con quali fondi. Avete utilizzato anche dei documenti, così come Marsiglio, dentro c'è anche lo studio di fattibilità. Sì, abbiamo portato i documenti perché non produciamo chiacchiere ma agiamo con documenti alla mano. Io stesso ho intrapreso una ricca corrispondenza che è durata 12 mesi, come potete vedere dagli atti che vi ho fornito, per ottenere lo studio di fattibilità. Solo dopo minacce politiche e 12 mesi di richieste ho avuto la possibilità di vedere lo studio di fattibilità ed ho capito il perché non volevano darmelo. Perché? Perché naturalmente si evince chiaramente che il sito è stato già scelto dalla Regione Abruzzo, che è Piano Daccio. Prima cosa da mettere in chiaro sono innanzitutto i fondi per l'ospedale nuovo. Abbiamo chiarito oggi una serie di criticità che ha espresso Marsiglio giorni fa. Davvero siamo rimasti meravigliati dalla conferenza stampa del governatore Marsiglio. Siamo a quasi fine legislatura, lui per la sanità e soprattutto per la sanità teramana non ha compiuto atti concreti. Innanzitutto non ha trovato le risorse per realizzare il nuovo ospedale. Sui 265 milioni di euro necessari, 120 sono stati reperiti grazie all'impegno della giunta D'Alfonso, Paolucci e del direttore Fagnano. Mancano oltre 140 milioni di euro e Marsiglio non ci dice dove saranno reperiti questi fondi. Poi manca l'atto fondamentale, cioè la rete ospedaliera approvata dal Consiglio regionale. È stata solo validata dal Ministero, mancano ancora i passaggi fondamentali in Commissione regionale e soprattutto in Consiglio regionale. Per quanto riguarda il Consiglio comunale straordinario, il primo cittadino fa sapere che sono pronti a convocarlo, ma che è sufficiente da parte della Regione la richiesta di permesso a costruire. Se la Regione Abruzzo, nella sua competenza, vuole realizzare, come chiediamo, l'ospedale subito a Villa Mosca, basta che faccia un progetto, che presenti il permesso a costruire. Se poi ci sarà la necessità, come abbiamo già convocato, abbiamo già previsto la convocazione del Consiglio Comunale, ci sarà un ulteriore atto politico. E la conferenza stampa del Partito Democratico sull'ospedale di Teramo ha prodotto solo miserabili bugie e insulti personali. È la replica del governatore Marco Marsiglio. Nel fiume di chiacchiere profuso hanno taciuto, dice Marsiglio, l'unica cosa che dovevano dire e fare, individuare con atto formale del Consiglio Comunale il sito per il nuovo ospedale, che è l'unica cosa che manca per realizzarlo. E mentre Enel incontra l'amministrazione di Calzenza San Vincenzo per discutere del progetto Pizzone II, i comitati che si oppongono alla realizzazione dell'opera hanno rifiutato di dialogare con i vertici dell'azienda e temono la distruzione del territorio, ci riferisce tutto Nicola De Santis. A Castel San Vincenzo Enel Green Power ha incontrato l'amministrazione comunale per confrontarsi sul progetto denominato Pizzone II, rispetto al quale amministratori, cittadini, comitati e associazioni stanno esprimendo un forte dissenso. Enel non rinuncia alla centrale da 300 MW tra i laghi di Montagna Spaccata e Castel San Vincenzo, ma si dice disponibile a rimodulare il progetto, ascoltando laddove possibile le istanze che provengono dal territorio. Al momento l'iter al Ministero è sospeso, proprio per evitare di calare dall'alto un progetto così impattante, ma la sospensione non è una rinuncia. Ieri, quando si è appreso dell'incontro in corso al Comune di Castel San Vincenzo, alcuni cittadini hanno però deciso di presidiare il Comune per esprimere il proprio dissenso. Dentro, nell'aula consiliare, la sindaca Marisa Margiotta, i deputati molisani Elisabetta Lancellotta e Costanzo Della Porta, ed il dottor Giuseppe Cicerani con lo staff tecnico dell'Enel. L'azienda ha manifestato la disponibilità ad accogliere le osservazioni perché l'opera possa essere completamente condivisa, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista tecnico, ed ha anche aggiunto che potrà occuparsi delle opere migliorative a sostegno dello sviluppo turistico del lago, soprattutto attraverso accorgimenti tecnico-gestionali necessari per la minimizzazione dell'oscillazione giornaliera del livello idrico dell'invaso artificiale di Castel San Vincenzo.
Promesse che però non sembrano rasserenare gli animi. Anche in Abruzzo nascono comitati spontanei contro l'opera. Il neocoordinamento No Pizzone II, costituito il 23 settembre ad Alfedena, dichiara: «Non siamo disposti a trattare con Enel, né a raggiungere qualsiasi compromesso o mediazione. Ci costituiamo come controparte attiva e vigile sul territorio, come coordinamento di base delle comunità abitanti e senza farci espressione di alcun tipo di interesse specifico di amministrazioni, partiti o altre organizzazioni politiche conosciute. I tentativi di Enel di fare trattative comune per comune sono da respingere in quanto il territorio di un parco nazionale non può essere certo svilito sull'altare dei profitti miliardari di multinazionali», specifica il comitato in una nota. Nei prossimi mesi verranno messe in campo azioni di lotta affinché enti ed istituzioni si esprimano fermamente per bloccare in maniera definitiva il progetto. E ora parliamo di T-Alert. Oggi in Abruzzo è stato sperimentato il sistema che, con uno squillo specifico sul cellulare, avvisa i cittadini su un'emergenza o un imminente evento naturale molto grave. Il direttore della Protezione Civile Mauro Casinghini, avvicinato da Valentina Ciarlante, ha spiegato l'utilità di questo strumento. Sentite. Ecco. Una sorta di sirena il cui suono è scattato in contemporanea o quasi su tutti i telefoni cellulari presenti in Abruzzo. Oggi sul territorio regionale è stato sperimentato con successo il sistema di allarme della Protezione Civile per informare i cittadini su un'emergenza in corso o su un grave evento naturale che sta per avvenire. Ha funzionato tutto come previsto. L'IT Alert a Pescara è scattato alle 12.01. Le immagini si riferiscono al centro città. Mentre le persone chiacchieravano amabilmente, è arrivato il segnale. Non uno squillo come gli altri, ma di sicuro un suono che non può passare inosservato. E allora tutti a prendere in mano il dispositivo. La prova ha funzionato perfettamente, ma il lavoro complesso su questo strumento proseguirà fino a febbraio 2024, periodo previsto per l'entrata in funzione. Il direttore della Protezione Civile regionale dell'Abruzzo, Mauro Casinghini, al microfono di Teleregione ha spiegato quali sono le emergenze cui si riferisce l'IT Alert. In questo momento sono codificate 5 tipologie di emergenze con 5, diciamo così, procedure operative che si stanno definendo, che sono il maremoto generato da sismi o anche da attività vulcanica, i vulcani stessi, le industrie a rischio di incidente rilevante, per cui emissioni, no, in caso di incendi da parte di queste industrie, appunto, che sono sottoposte alla cosiddetta direttiva Seveso, Seveso 2, incidenti radiologici o nucleari. E poi più in là ci sarà ovviamente uno sviluppo per quanto riguarda le perturbazioni improvvise e violente, quelle che noi volgarmente chiamiamo bombe d'acqua, che attraverso dei sistemi automatici, anche dato il poco preavviso, ma anche i maremoti sono, diciamo, sì, sistemi automatici, arriverà appunto il messaggio attraverso un sistema che ovviamente, diciamo, si metterà in corrispondenza la direzione e l'intensità della perturbazione con ovviamente la parte di territorio interessata. Ed ancora un episodio di violenza all'interno del carcere di Campobasso. Questa mattina il segretario generale della Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo ha incontrato la stampa. Con lui c'era anche il responsabile sanitario del carcere, per noi Alessandro Adamo. Sentite. Ancora un episodio di violenza all'interno di un carcere molisano. A soli 3 giorni dall'ultima aggressione, lo stesso detenuto si è scagliato contro uno psichiatra. Per il segretario Di Giacomo una situazione insostenibile. Dopo il primo evento che è successo al dirigente medico, al dottor Del Greco, ce n'è stato un altro, sempre a opera dello stesso detenuto, sempre violenza nei confronti dello psichiatra e dell'agente di polizia penitenziaria, che hanno avuto bisogno di recarsi al pronto soccorso. È una situazione veramente molto molto complessa, sulla quale bisogna assolutamente intervenire, perché non è consentibile che anche in una regione così piccola ci siano episodi del genere. Sarebbe servito che cosa? Allontanare immediatamente questo detenuto per evitare soprattutto che ricommettesse, che continuasse a delinquere. Però il problema di fondo è anche un altro. Io vi racconto questo episodio di questa notte nel carcere di Larino, un episodio già successo, nel quale un detenuto è stato portato in ospedale. In tutto il carcere, un carcere ad alta sicurezza, c'erano 6 agenti, di cui 2 sono dovuti andare in ospedale e 4 sono rimasti a sorvegliare
il carcere. Il medico aggredito, il dottor Pasquale Greco, si dichiara preoccupato per il futuro. Il problema è che in una carenza generale di medici in tutto quello che sono i settori della sanità, fare in modo che un giovane medico voglia venire a lavorare qui sarà molto molto complicato. La situazione molisana è che noi attualmente siamo 7 medici della vecchia guardia, tutta gente della mia età, bene o male, 60 anni, che hanno iniziato 20-30 anni fa, e noi resistiamo. Però già vi dico una cosa, è stato fatto un bando per 10 posti, abbiamo risposto solo noi 7. Quindi altra gente non ne avremo. Io spero che nessuno di noi della vecchia guardia, cioè, decida di lasciar perdere. Sull'argomento è intervenuta anche Antonella De Paola, direttrice degli istituti penitenziari di Campobasso e Larino, che ha evidenziato una grave carenza in entrambi gli istituti di personale nell'area sanitaria e di polizia penitenziaria. A Campobasso, spiega De Paola, sono garantite solo 11 ore settimanali di assistenza psichiatrica, a Larino solo 4 ore, a fronte di una popolazione detenuta che aumenta sempre di più. Attualmente, spiega ancora De Paola, sono all'opera solo 2 medici che non riescono a coprire neanche il servizio H12. Ancora, per il personale penitenziario, a Larino si registra un meno 28%, a Campobasso un meno 20%. De Paola dunque chiede alle istituzioni maggiore attenzione per gli istituti penitenziari da lei diretti. Ed è finito in carcere il ladro di macchinette arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Campobasso. L'uomo, un quarantenne con precedenti, è stato sorpreso a rubare nella notte del 23 settembre. Ad allertare il 112 era stato il proprietario del locale commerciale, uno shop automatico H24 di cibi e bevande al centro del capoluogo. L'uomo ha agito col volto travisato con cappuccio e mascherina chirurgica e con in mano strumenti di effrazione. Ieri, dopo l'udienza di convalida, è stato condotto in carcere. Ancora la cronaca: rubano in un centro commerciale di Termoli, denunciati dalla polizia 2 ladri, un uomo e una donna, entrambi residenti a Foggia. Il furto è avvenuto lo scorso 9 settembre. I due complici erano riusciti a privare il materiale sottratto dagli scaffali di un negozio di elettronica, delle targhette adesive antitaccheggio, prodotti poi nascosti nella borsa della donna. Grazie anche ad alcune testimonianze, i poliziotti hanno dapprima rintracciato i due sospettati della commissione del furto, nonché individuato poco dopo l'auto utilizzata dai malviventi, nella quale era stata nascosta la refurtiva. Cambiamo argomento: un nuovo regolamento europeo per le omologazioni dei veicoli leggeri e pesanti Euro 7. Il nuovo testo rispecchia la posizione di Repubblica Ceca, Italia e Francia, cambiando per la prima volta gli assetti sulla transizione ecologica. Il commento del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. A questo commento si aggiungono le posizioni di Elisabetta Lancellotta e di Costanzo Della Porta, che vedete in queste immagini. E tanto è stato fatto, ma tanto c'è ancora da fare per la categoria, così Vincenzo Cimino, rieletto presidente dell'Ordine dei giornalisti del Molise, lo ha intervistato per noi Nicola De Santis. Enzo Cimino, con 600 preferenze, riconfermato alla guida dell'Ordine dei giornalisti del Molise, c'è soddisfazione. È uno dei regali più belli che mi potevano fare i colleghi, un'altissima partecipazione, una conferma altrettanto importante in termini numerici che non si era mai vista in Molise, ma non è soltanto una mia vittoria, è una vittoria di tutta la categoria, di tutta la lista. Siamo andati al primo turno con 12 seggi su 12, voglio dire, un ordine dove non si litiga, si lavora con serenità, non come avveniva in passato. Abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare. Priorità del secondo mandato? Lavoro, lavoro, lavoro. Dobbiamo entrare per forza negli enti subregionali, al comune di Isernia, al comune di Campobasso, dico il comune di Isernia perché il collega sta per andare in pensione, in giunta regionale, nell'ASREM. Cioè, è assurdo che la 150 non venga applicata e che non ci siano all'interno delle istituzioni
posti di lavoro negli uffici stampa regolati dalla legge. Questa è la nostra priorità, quindi sensibilizzare le istituzioni ma anche i privati. Molto spesso le aziende grandi non hanno un ufficio stampa regolato dalla legge. Questo è il nostro impulso. Poi ovviamente i corsi, le convenzioni, le attività formative legate non solo al nostro territorio ma anche fuori dai confini. Bilancio del primo mandato? Lo dice l'elettorato, il bilancio del primo mandato. Risanato il bilancio, la sede, i corsi, il monitoraggio, le attività col CORE, come con le scuole, con l'ufficio scolastico regionale, con le procure, con gli altri ordini. Persino la scuola di calcio abbiamo fatto, anzi ne approfitto per sfidare l'ordine dei medici e l'ordine dei consulenti del lavoro, perché dobbiamo farci un'altra partita, li dobbiamo stracciare un'altra volta. Amministratori al voto il prossimo 5 novembre per scegliere il nuovo presidente della provincia di Campobasso dopo la decadenza dell'ex sindaco di Termoli e neo governatore della regione Molise Francesco Roberti. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20 nel seggio unico che sarà costituito presso la sala della Costituzione della provincia di Campobasso. Le liste dovranno essere presentate dagli aspiranti presidenti domenica 15 ottobre e lunedì 16 ottobre. Cambiamo argomento. Migliaia di fedeli a Isernia per le celebrazioni dei santi medici Cosma e Damiano. Sentiamo tutto da Nicola De Santis. Isernia in festa per le celebrazioni dei santi Cosma e Damiano, gemelli medici anargiri, dal greco anargiuros, ovvero senza argento, che non vollero mai soldi o beni per la loro opera meritoria. Convertirono molte persone al cristianesimo e per questo furono poi perseguitati da Diocleziano, che ne pretese la decapitazione. Centinaia di fedeli provenienti anche dalle province limitrofe hanno assistito alla messa solenne celebrata in cattedrale dal vescovo di Isernia Venafro Camillo Cibotti. È proprio un appuntamento che sa di conforto, di forza, ma anche di rinvigorimento di quella che è la nostra storia, il nostro cammino nella nostra vita. Per cui è un momento importante in cui ciascuno ha la possibilità di riscoprire la presenza di questi santi medici come protettori, ma anche come guide nel cammino della nostra vita. Perciò a loro presentiamo tutte le loro, nelle nostre angosce, i nostri bisogni, le nostre necessità, e la loro intercessione aiuti e sostenga la nostra fiducia e la nostra speranza. Presente anche il presidente del Consiglio Comunale di Sant'Elia Fiume Rapido, centro del Cassinate gemellato con Isernia proprio nella fede dei santi medici anargiri. A Olivella, frazione di Sant'Elia, per tradizione l'amministrazione di Isernia renderà visita la domenica successiva alla festa. Sì, i santi medici, i nostri santi, è sempre bello ritrovarsi, soprattutto in una giornata di sole come questa. E la città come sempre si raccoglie, e c'è la fiera, quindi è un momento anche per stare tutti insieme. Invito tutti anche alla processione e alla fiera di oggi, perché è veramente un bel momento per stare insieme. Bene, questo era il nostro ultimo servizio. Ora vediamo che tempo farà domani sull'Abruzzo e sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per mercoledì 27 settembre. In Abruzzo tempo stabile da solato ovunque, venti deboli, mare mosso. Diamo uno sguardo alle temperature. L'Aquila 11 la minima, 26 la massima. Pescara 20-24, Chieti 16-22, Teramo 19-23 gradi. In Molise un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile da solato ovunque, venti moderati, mare mosso. Diamo uno sguardo alle temperature. Campobasso 11 la minima, 23 la massima. Isernia 15-24, Termoli 19-23, Venafro 19-31 gradi. Bene, è tutto con questa edizione. Vi ricordo che potete seguirci anche sui social, sulle pagine ufficiali Facebook ed Instagram. Ora linea alla regia, restate con noi tra pochissimo. La pagina sportiva.
Ben trovati con lo sport di Teleregione, parliamo di calcio di Lega Pro in apertura del nostro TG Sport, virtualmente al secondo posto in solitario in attesa di recuperare col Pineto l'11 ottobre. Il Pescara di Zeman lavora nel quartier generale di Silvi per preparare la prossima sfida. L'incontro di lunedì sera con il Gubbio di Braglia atteso all'Adriatico. Il tecnico boemo dovrebbe avere a disposizione l'intera rosa e schierare l'11 titolare. L'obiettivo è vincere per accorciare sulla capolista Torres. E ora il campionato di calcio di Serie D, grande attesa a Campobasso per il big match di domenica contro l'Aquila. Questa mattina è stata aperta la prevendita, intanto mister Mosconi parla del 2-2 ottenuto contro l'Atletico Ascoli. Due punti persi, un punto guadagnato, decisamente più la prima. Mister Mosconi non nasconde tutto il suo rammarico al termine della gara con l'Atletico Ascoli, che il Campobasso con maggiore fortuna e attenzione avrebbe portato a casa. Eravamo stati bravi a portarci su da zero, dopo hanno trovato questi due bei gol, però va bene, bisogna lavorare, non perdere niente, dobbiamo soltanto crescere, migliorare, eravamo stati bravi a portarla sul 2-0, dopo purtroppo quando sbagli nella metà campo tua può sempre succedere qualcosa. Io dico sempre ragazzi, metà campo nostra è segnale di pericolo e a squadra quella che sbaglia meno di tutti è quella che porta a casa il risultato. Certe volte bisogna essere anche brutti, però va bene, succede. E invece è arrivato un pareggio che fa comunque classifica con i Lupi che restano in vetta a quota 7 punti con San Benedettese, Senigallia, Chieti e la sorpresa Fossombrone. Campionato livellato, bellissimo, che chi ha sinergia tra le parti lo porta a casa, però tanto questo è un campionato che puoi perdere e vincere con tutti. Tante squadre magari qui perderanno punti. Però va bene, è normale, cioè abbiamo il rammarico perché sul 2-0 potevamo dare un segnale di forza, due trasferte, 6 punti, però 4 punti va bene, andiamo avanti e cerchiamo di migliorare e speriamo che il pubblico ci dia una mano per domenica, perché penso che come atteggiamento alla squadra non si può dire nulla. Domenica al Romagnoli arriva l'Aquila tra le delusioni di questo primo scorcio di stagione, gli abruzzesi sono già all'ultima spiaggia, Mosconi spera di recuperare a Bonchele e ricamato alle prese con mezzi infortuni e traccia un bilancio di 2 mesi di intenso lavoro. Sono orgoglioso per come lavorano, per il feeling che abbiamo creato con la città e è bello, dobbiamo crescere insieme, però è bello rappresentare il Campobasso. Io dico sempre, a me il Campobasso è come la maglia della Blacks, no? La squadra di Reb, la squadra religiosa fondamentale, e quella noi la dobbiamo onorare fino alla fine. E domani torna in campo l'eccellenza abruzzese per la 5ª giornata di campionato, il turno infrasettimanale in programma dalle 15. Vediamo le partite che si disputeranno domani: Casalbordino Teramo, Celano Montesilvano, Folgore Delfino Capistrello, Giulianova Vastese, Pontevomano Castelnuovo, San Buceto Cupello, Sant'Egidiese Renato Curi, Sulmona Fossa Cesia, Torrese Spoltore. E ora la pallacanestro, il parquet della Molisana Arena ospiterà domani sera dalle 20 la presentazione ufficiale della Magnolia a Campobasso. Roster e staff tecnico saranno sotto gli occhi di sponsor, tifosi e addetti ai lavori. La squadra intanto è pronta a proiettarsi sulla prima di campionato in programma domenica con palla 2 alle ore 16:15 sul parquet del Pala Romare di Schio contro la Dinamo Sassari dell'ex Anna Tognani. E ora parliamo di pallavolo. Ha preso il via la 5ª settimana precampionato per gli Spike Devils Campobasso, che sabato affronteranno un test amichevole a Gioia del Colle in un torneo con i padroni di casa, il CUS Bari. Intanto sono queste le sensazioni del tecnico Mariano Maniscalco in prospettiva di quella che sarà la terza stagione consecutiva in Serie B per i rossoblù. Mariano, credo sia davvero bello alla vigilia di questo campionato ritrovarsi tutti assieme qui per festeggiare non solo insomma, la,
la vostra squadra ma anche la nuova pallavolo? Sì, io credo che noi in questo periodo storico stiamo vivendo a livello sportivo un momento veramente magico, probabilmente non solo pallavolistico, ma rimanendo nel nostro settore stiamo vivendo un momento che ci deve far riflettere tanto e ci deve far capire quanto dobbiamo lavorare bene, perché è una situazione da sfruttare al massimo, perché oltre a due prime squadre eccezionali di squadre competitive sia per quanto riguarda la B maschile che la C femminile, abbiamo anche un settore pieno di ragazzi e ragazze che già svolgono i campionati giovanili, che già fanno parte dei nostri gruppi, ed è la cosa che ci rende più orgogliosi. Fino a pochi mesi fa, soprattutto a livello maschile, purtroppo non ci stava quasi nulla, stava pochissimo, e questo ci deve riempire ancora di più di responsabilità. Siete pronti, Mariano, per quest'altra stagione in Serie B? Noi ci stiamo preparando per esserlo. È chiaro che, come dico sempre, non giochiamo soli, ci sono anche gli altri, però noi ci siamo, la squadra sta lavorando bene, un gruppo serio, responsabile. Io sono convinto che il nostro approccio a questo campionato sarà un approccio importante e ci faremo valere. Ed è tutto anche con lo sport di Teleregione. Vi ringrazio ancora per l'attenzione. Arrivederci.